Allora, pollicioni verdi, come state? Mettiamoci un po' più indietro. Come avete visto, ho iniziato a fare un trattamento. Allora, in questa diretta faremo un rapido excursus, diciamo così su quelli che sono le lavorazioni da fare a maggio nel prato. Quello che dirò in realtà sarà un condensato perché domani sera nel nostro canale YouTube faremo una diretta di approfondimento. Di che cosa parleremo domani sera e di che cosa vi voglio anticipare adesso qui alcune cose. Parliamo ovviamente di quelle che sono le operazioni da fare nel prato a maggio seguendo le indicazioni del metodo best prato. Voi sapete che il metodo best prato in realtà non è una cosa che abbiamo inventato noi, non è una cosa che ho inventato io. Si tratta di un, come posso dire, una raccolta delle migliori pratiche di giardinaggio per riuscire ad avere un bel prato tutto quanto l'anno. Il mese di maggio è un mese molto importante perché rappresenta... La fine della primavera è la porta d'ingresso per l'estate. Voi sapete che la stagione in assoluto più pericolosa per il tappeto erboso qua questa sera è pieno di moscerini. Abbiamo avuto due giorni di pioggia intensa, col pluviometro Ho misurato che sono caduti 45 mm di acqua tra l'altro ieri e ieri e il prato alle mie spalle veramente ha reagito molto bene però questo non significa che bisogna abbassare la guardia, anzi come stavo dicendo un attimo fa eh, l'estate quando le temperature si alzeranno, quando le temperature andranno sopra i 25, 27, 28 e toccheranno i 30 gradi, ecco quella lì è la stagione, è il periodo dell'anno in assoluto più complicato, più difficile per quanto riguarda il prato perché il caldo, l'umidità Porta degli stress dovuti al caldo stesso e anche al rischio delle patologie fungine, senza poi dimenticare eh, chiaramente il grande pericolo dovuto alle infestanti. Eh, per questo motivo, Maggio, che in realtà, da un punto di vista delle nutrizioni, dovrebbe essere sostanzialmente a posto, cioè dovremmo già aver eseguito quelle che sono le concimazioni primaverili, ovviamente, se non sono state fatte, bisogna adesso fare dei ragionamenti un po' particolari e eh, maggio in realtà eh, rappresenta il momento nel quale alla fine di maggio, all'inizio di giugno, andremo ad eseguire le concimazioni antistress, ovvero le concimazioni di tipo potassico. Eh, il metodo bestrato però in realtà, per quanto riguarda maggio, prevede tutta una serie di operazioni che vanno oltre la concimazione. Eh, Detto che la concimazione è essenziale, la concimazione di primavera e la concimazione prima dell'estate, avremo modo nelle prossime settimane di parlarne. C'è tempo per fare la concimazione potassica. In realtà, quello di cui non c'è tempo è portare il prato alla sua massima efficienza e soprattutto alla sua massima capacità di risposta degli stress, agli stress. E allora, che cosa prevede il metodo BESPRATO? Il metodo BESPRATO per maggio eh, prevede 10 punti. Questa sera non ve li sto ad elencare tutti quanti, in questa diretta vi dirò eh, uno in particolare, andrò in approfondimento uno che è proprio quello che mi avete visto all'inizio della diretta eh, mettere in pratica, ho già fatto con quella bellissima pompa che mi permette con due passaggi di fare eh, 30 m2. Allora, il metodo best prevede ovviamente 10 punti che sono eh, concimazione, biostimolazione, contrasto delle malattie gestione della problematica degli insetti, ecco che con l'arrivo dell'estate bisogna iniziare a preoccuparsi del fatto che non arrivino le larve di coleotteri e che potrebbero rovinare notevolmente, come è successo purtroppo l'anno scorso, in tanti, in tanti prati purtroppo. E poi c'è la gestione del taglio, la gestione dell'irrigazione. Uh, diciamo feltro e terreno sono due argomenti che tocchiamo solamente di striscia, il metodo besprato per quanto riguarda maggio, ed infine ovviamente la gestione delle infestanti da una parte e la possibilità o meno di andare a fare semine o risemine. Come vedete il metodo besprato tocca tutti questi aspetti e tutti questi aspetti li trovate anche ehm, diciamo riepilogati eh, nel libro che abbiamo pubblicato eh, qualche, qualche tempo fa. Allora Due parole però di approfondimento su quello che, che sarebbe il primo eh, trattamento, la prima operazione da fare a livello attivo eh, nel prato a maggio. Siamo entrati a maggio, oggi siamo il 3 di maggio, questo ovviamente è il discorso della biostimolazione, va benissimo anche se vedrai questo video poi in differita su YouTube nei prossimi giorni. Io solitamente le operazioni di maggio le inizio con la biostimolazione. È un po' una biostimolazione che serve a mettere il prato nelle condizioni migliori quando tra poche settimane arriverà il caldo di avere già pronta la sua risposta. Il metodo Bespato si adatta molto alle condizioni del prato, quindi c'è una sua struttura generale che per quanto riguarda le biostimolazioni prevede in realtà una stimolazione del terreno, perché adesso non sto qui a parlarne, perché se voi seguite il metodo besprato è calendarizzato mese dopo mese per non far mancare nessuno degli elementi, e la, la presenza di sostanza organica nel terreno è una condizione fondamentale. Quindi, la biostimolazione per coloro che seguono il metodo besprato nella sua versione base, diciamo così, prevede l'utilizzo di acidi umici e acidi fulvici che devono arrivare nel terreno. Tra le altre cose, questo tipo di biostimolazione è una biostimolazione di sostanza organica che permette poi alle altre azioni che andremo a fare, che sono in particolar modo le concimazioni e la protezione dalle malattie fungine utilizzando il tricoderma, di avere la sua massima efficienza. Inoltre andare a dare della sostanza organica prima dell'estate, ovviamente sostanza organica di tipo nobile, sostanza organica di tipo vegetale, sostanza organica a catena corta, acidi umici, acidi fulvici da leonardite, quindi non parliamo di trattamenti utilizzando prodotti di origine animale parliamo di prodotti specifici per il tappeto erboso chi conosce i prodotti di Besprato sto parlando del vigor liquid in questo caso dicevo che darli prima dell'estate ha un grande senso perché va a ehm, diciamo così riposizionare l'attività dei microorganismi eh, ad un livello molto più efficace e molto più efficiente Ovviamente il metodo Besprato ti permette anche di essere un po' più creativo. Soprattutto se lo segui, se segui queste dirette, se ormai sei entrato nel mondo di Besprato, avrai capito che c'è una struttura base sulla quale possiamo andare a fare delle modifiche. E in particolar modo quello che io ho fatto e quello che mi sto, eh, che sto per fare, nel momento in cui chiuderò la diretta completerò il trattamento, in realtà è un trattamento che già... Unisce la biostimolazione con, la, il, con il contrasto delle patologie fungine. Allora facciamo un piccolo passo indietro, così lo spiego. Molto 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 importante: durante maggio, eh, mettere in atto una strategia di prevenzione delle patologie fungine, perché giugno, luglio ed agosto, in realtà già fine maggio, giugno, luglio e agosto, sono i mesi in assoluto che possono portare degli enormi danni. Al tuo prato, e quindi se non vuoi gestire i danni e quindi agire dopo che un problema di patologie fungine si è manifestato, devi per forza di cose andarci in anticipo. Andare in anticipo significa due cose: da una parte, come al nostro solito, utilizzare gli inoculi di tricoderma fino a che le temperature non hanno raggiunto i 30 gradi, dopodiché si eh, cambierà prodotti, ma ne parleremo durante il mese di giugno. Adesso è il momento in cui la protezione del prato prevede l'utilizzo di eh, somministrazione inoculo, è il termine tecnico, non, non mi piace niente, è meglio somministrazione di eh, tricoderma. L'altro aspetto eh, per contrastare le patologie fungine è un aspetto che viene detto di induzione di resistenza. Besprato, il metodo Besprato propone per ogni mese dell'anno un'alternanza di prodotti, questo per riuscire a creare una sorta di sinergia totale contro le risposte indotte della pianta. E per quanto riguarda maggio, viene utilizzato un prodotto che io considero eccezionale, eccezionale non solo nel prato, ma eccezionale anche in tanti altri contesti. Qua mi piace però ricordare che cosa fa questo prodotto, e perché aiuta così tanto il prato? Sto parlando degli ossidi di silicio in maniera particolare. Sono dei prodotti che si presentano in forma diciamo di polvere micronizzata idrosolubile, viene quindi messo poi all'interno della pompa a spalla e attraverso l'acqua si, eh, si scioglie. Mh? E gli ossidi di silicio, oltre che avere un'azione diretta, ad esempio contro alcuni tipi di insetti perché vanno a rovinare il loro esoscheletro. Mh? Eh, Prepariamo ad esempio de, eh, degli afidi di questo tipo di, eh, di problematiche, per cui sono prodotti che possiamo utilizzare anche nelle piante senza nessun problema. Per quanto riguarda il tappeto erboso, hanno un'azione di forte induzione alla creazione da parte del prato stesso di delle sostanze interne che poi sono nocive nei confronti dei funghi patogeni. Inoltre, l'ossido di silicio, gli ossidi di silicio. Creano, io la chiamo una croccantezza della foglia, cioè la lamina fogliare del prato assume, si spessisce, diventa più coriacea, diventa più dura, e questo rappresenta un grande, una grandissima barriera contro le patologie fungine perché i funghi, per attaccare il nostro amato prato, devono in realtà andare a perforare le cellule. Le cellule vegetali ed andare all'interno della pianta. Se trovano ovviamente una struttura più coriacea, più robusta, più spessa, faranno molta, molta più difficoltà. Quindi, l'ossido di silicio, da una parte, produce una sorta di induzione a creare delle sostanze all'interno della pianta che sono nocive per i funghi patogeni, e dall'altra parte, creano una sorta chiamiamola proprio di, di, di barriera, di scudo. Mh? E questo tipo di operazione, che è un'operazione di tipo fogliare, mentre l'operazione di somministrazione del tricoderma è un'operazione di tipo radicale, quindi vanno per forza di cose fatte in due momenti separati. Questa applicazione degli ossidi di silicio in realtà possiamo unirla anche a degli altri prodotti e qui viene la, la creatività eh, della, della, del, buon del buon giardiniere che applica con intelligenza e con sapienza la metodica di Best Prato. Vi faccio qualche esempio e vi dico che cosa io sto facendo. In sostanza questa sera io andrò a dare al prato una sorta di piccolo cocktail, chiamiamolo stimolante protettivo. All'interno della pompa a spalla ho mescolato da una parte gli ossidi di silicio e dall'altra parte ho inserito anche degli acidi umici e degli idrolizzati proteici. Per chi conosce i prodotti di Best Prato sto parlando del Sea Strong e sto parlando dell'Always. Ho creato una miscela a dosaggio di etichetta, niente di più, quindi parliamo, se non vado a bene o male, circa di 60 grammi per 100 m quadri di prato di ossidi di silicio, ovviamente questi, questi esempi sono basati sui prodotti che trovate in Best Prato, quindi non di altre marche, ma eh, ovviamente con gli opportuni con le opportune variazioni è possibile utilizzare qualsiasi tipo di prodotto, non, non metto limiti. E per quanto riguarda l'Olwes, che solitamente si dà in 60, 70, 80 grammi, eh, 80 millilitri per 100 m2 di prato, ho aumentato un po' il dosaggio perché volevo ehm, diciamo aumentare un po' la stimolazione. Una cosa che mi sono dimenticato di dirti, molto importante per quanto riguarda gli ossidi di silicio, è che hanno oltre che quei due aspetti di cui abbiamo parlato prima, anche una capacità di aumentare il potere cicatrizzante. Questo a maggio è molto importante. Ovviamente il potere cicatrizzante si manifesta anche quando un fungo patogeno cerca di colpire la pianta, distrugge le cellule che cercano ovviamente di riemarginare la ferita. Ma questo vale anche nei confronti di un maggio nel quale dobbiamo in maniera continuativa tagliare molto spesso il prato. Io questa mattina ho tagliato il prato, non so se si vede, sta rispondendo molto bene, però ovviamente che, che io abbia affilato benissimo le lame, un po' di strappo esiste sempre. Vi faccio vedere una... scusate un attimo, vi faccio vedere, vedete la foglia non è mai perfettissima, c'è sempre, vediamo se si vede, c'è sempre nel bordo un po' di seghettatura. Ecco che l'utilizzo degli ossidi di silicio permette di aumentare la capacità cicatrizzante della foglia. E quindi, di nuovo, questo tipo di biostimolazione è molto utile durante il mese di maggio. Ovviamente a questo cocktail, diciamo così, possiamo anche metterci delle ulteriori varianti, e io in questo caso solitamente non bisogna superare i due o tre prodotti mescolati assieme, e i prodotti devono essere ovviamente compatibili. Non devono cioè, avere una fitotossicità, e quindi eh, vi sconsiglio di fare delle cose troppo creative se non prima, insomma, prima chiedete consiglio a, a un esperto. Nel caso specifico, siccome il prato che vedete alle mie spalle in realtà ha una zona a sud che in realtà confina con l'ufficio, e l'ufficio fa praticamente ombra di continuo, in quella zona c'è cioè bisogno di sostenere un po' di più le attività di fotosintesi corofiniana. Gli ossidi di silicio fanno la loro parte, aiutano, aiutano la fotosintesi, così come gli acidi umici, soprattutto gli idrolizzati proteici, diciamo, rendono la, la fotosintesi corofiniana più efficace, ma siccome volevo fare un trattamento specifico, quindi utilizzando le citochinine, ho anche aggiunto un piccolo dosaggio, poco, un 40, 50, 60 millilitri di alghe brune, chi conosce, sto parlando del, eh, del pre stress E quindi questo cocktailone, questo super cocktail, adesso lo andrò a distribuire in una decina, quindicina di litri di acqua per ogni 100 m2 di prato. questi sono più o meno i dosaggi che potete utilizzare. Uh, bene, mh, questo è un po' tutto, adesso uh, ho voluto fare questo video. Eh, non per parlare di tutti gli argomenti dedicati alla cura e alla manutenzione del prato durante il mese di maggio. Vi ripeto, nella descrizione di questa diretta troverai un link di approfondimento eh, nel quale ovviamente ho riepilogato. Tutte quante le operazioni, le 10 operazioni ti ricordo da fare durante il mese di maggio, quindi se vuoi approfondire trovi il link in descrizione. Se desideri che nei prossimi giorni per ciascuno degli argomenti, quindi per la concimazione, per la protezione delle malattie, per la gestione degli insetti, faccia un video, ti chiedo adesso di mettere un bel mi piace a questo video. Il tuo mi piace a questo video è un sarà un po' il segno per me di eh, continuare a creare questi contenuti molto... Ehm, pratici oltre che teorici quindi fammi sapere se questa diretta se questo contenuto ti è stato di interesse metti un bel mi piace a questo video e ovviamente poi eh, condividilo anche con i tuoi amici perché sono informazioni che molto probabilmente sono utili a, a molte persone Adesso prima di concludere la diretta mi avvicino per rispondere alle tue domande, alle vostre domande. Ti ricordo ovviamente che sempre nella descrizione di questo video troverai anche i links per iscriverti al canale Telegram, nella quale ogni giorno, ogni giorno eh, pubblico pubblichiamo noi di Besprato del contenuto proprio utile per tutti coloro pollicioni verdi ok per tutti i pollicioni verdi che si collegano a vedere queste dirette eh, del contenuto utile hm? quindi iscriviti al canale telegram te lo ricordo perché eh, stiamo per raggiungere addirittura gli 800 iscritti se vedete un po' questi colori strani sono dovuti al fatto che mi tocca modificare la color, la color gradation del, del telefonino perché altrimenti facebook non, 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 mi, non mi capovolge l'immagine non ho capito perché fa questi errori allora vediamo un po le domande di voi pollicioni verdi stasera molto brevi perché devo assolutamente concludere il trattamento distribuito per stress nelle zone d'ombra ottimo roberto è proprio quello di cui stavamo parlando eh, si possono miscelare always ed help? Antonio assolutamente sì eh, vanno anzi d'amore e d'accordo quei due prodotti. Buonasera raga fa sapere Paolo il mio prato è cresciuto buonasera a tutti pollicioni verdi per il contrasto degli insetti posso mescolare si strong con difende allora lo puoi fare hm? lo puoi fare sono compatibili però Roberto secondo me nel caso specifico separali fai due trattamenti perché così fai una copertura più lunga. Sono entrambi dei prodotti che andrebbero ripetuti. Okay? Quindi se tu fai all'inizio del mese il C-Strong e poi a metà il difende, fai una copertura più lunga. Ciao Fabio, pregheda da maggio, ovviamente Giacomo ne parleremo, ne parleremo nelle prossime settimane. Io consiglio all'inizio del mese di fare il C-Strong, gli ossidi di solicio e alla fine del mese iniziare col fosfito di potassio. Ovviamente... Il pregate è ottimo, è valido, avrò modo di parlarne. Se uno deve fare proprio la scelta, se dovete scegliere tra il C strong e il Pregate, è meglio utilizzare il pregate. Però, se avete la possibilità di utilizzare tutto in disposizione del metodo Vesprato, ne trarrete maggiori benefici. Vigor Liquid e Water X vanno benissimo assieme, Giovanni. Ciao Fabio, per recuperare ad una concimazione errata con sprint tenne fatto un mese fa, cosa devo fare? Ho delle zone dove non è cresciuta l'erba e credo di aver eh, dosato male il concime. Beh, se ne hai messo poco vai a fare una nutrizione liquida, se ne hai messo troppo vai a fare una biostimolazione depurativa con acidi umici. Uh, ciao Giacomo, dove hai trovato il programma da stampare? Ti risponderà Giacomo. Volevo provare ad usare Soil Life come concime, cosa dici? Ne parlo bene, ovviamente è un concime che va utilizzato in maniera sapiente, nel senso che è indirizzato soprattutto alla um, um, diciamo all'aumento della fertilità e della potenza nutritiva del terreno. Del terreno soil life con anche inoculo. Eh, Microorganismi. Zone idrofobe posso dare Water X? Questa zona non cresce l'erba giusta. Sì, esattamente. Dai Water e magari fai delle bucature. Ciao! Allora, ciao Fabio, seminato il primo aprile. Oggi ho notato qualche fogliettina ingiallita può essere poca o tanta acqua, eh, o poca o tanta tanta acqua dubito. Potrebbe essere che sta faticando perché da te non è arrivata la pioggia. Ciao Fabio, finalmente ieri. È nato grandissimo Giuseppe che è diventato papà, un salutone a Edoardo, nuovo pollicino verde. <ride> Grande. Faccio tanti complimenti eh, Giuseppe a te, a Maria Rita soprattutto. E un bocca al lupo al super Edoardo che prende la passione, le passioni quelle giuste. <ride> Eh, posso dare un riverdente in questo periodo? Lo puoi dare, Fabrizio devi fare attenzione che non si innalzino le temperature perché appena si innalzano le temperature i riverdenti potrebbero bruciare. Fabio per quanto riguarda i bisogni di tartarughe sono dannosi per il prato che io ne sappia no. Ciao Fabio, ho riseminato 20 giorni fa con Royal Park, ma alcune zone ancora non è germinato. Ma quanto tempo? Quanto tempo ho speranza che avvenga? Posso fare qualcosa? Devi mantenere costantemente umido, diciamo se nella finestra terminale quindi cerca di, di, di mantenere la costanza di umidità. Eh, ciao Fabio, quando si usa Trico bisogna bagnare molto il giardino, bisogna dare una quantità io dico, di almeno 3-5 litri d'acqua. Eh, ciao Fabio, seminando in queste semi 3 litri, 5 magari può essere anche troppo, bisogna dilavarlo dalle foglie, però farlo anche penetrare, nei primi 5 centimetri quindi un po dipende dal tuo terreno Per dare solo una leggera spruzzata non va bene ok ciao fabio seminando in queste settimane devo bio stimolare. no o una cosa o l'altra ciao con il robot Saz Rasa erba, qual è la frequenza di taglio ideale. È vero che esistono dei concimi apposta per i prati che vengono tagliati con il robot per riprendersi dopo. Allora, Roberto, la frequenza, io consiglio sempre una o due uscite settimanali, cioè uno o due tagli completi a settimana. Meglio uno che non due se il prato rimane alla sua altezza, se il robot ce la fa. Per quanto riguarda le concimazioni, io in realtà ti consiglio di utilizzare il strong, quindi fare delle biostimolazioni. Federico, ciao a tutti. A giorni mi dovrebbe arrivare l'ordine, posso effettuare una reggiatura e risemina usando concime come SummerKay? No, Summer SummerKay utilizzatelo solo come antistress. Ciao Fabio, quanto tempo deve passare dal trattamento con Vigor alla stesura di SummerKay? Può essere anche 2-3 giorni, ma SummerKay non datelo all'inizio, aspettate dopo, metà maggio. Uh, bene pollicioni ciao Fabio dopo una trasemina e primo taglio vado di azoto controllato e tra un mese potaccio sì potresti Matteo utilizzare anche i liquidi ciao Fabio come trattamento biostimolante dopo il primo taglio va bene always assolutamente sì Yolanda è il prodotto eh, proprio più indicato per questo tipo di operazioni cioè gli acidi umici e gli idrolizzati e proteici ho seminato 16 giorni fa e tra max fine prossima settimana faccio il primo taglio. Che concimazione mi consigli di dare? Appena fatto il primo taglio, Royal Blue Plus Centro Italia, grazie Fabio. Allora, sei troppo tardi per una concimazione a lento rilascio di azoto, potresti utilizzare l'Autum K, ad esempio. L'Autum K ha l'azoto necessario a portare il prato in estate e ha il potassio per l'estate stessa. Eh, ciao Danilo! <ride> mi fanno ridere i vostri commenti, come iniziate le frasi. Eh, dopo una settimana è germinato ma mi trovo il tappeto erboso esistente più alto. Come mi comporto? Devo tagliare quello esistente evitando quello riseminato. È sempre una situazione un po' difficile, Danilo, eh, nel senso che calpestare il prato nuovo va male, il prato esistente però sta crescendo. Quando è tutto nato e insomma, riesci a passarci sopra senza lasciare troppe cose, puoi eseguire il taglio. Ciao Fabio, quanti grammi di nutrativa al metro quadro per un giardino ancora da seminare? Ma anche 100 se de devi lavorare il, il terreno, ok? Eh, se invece devi andare di standard, diciamo dai 40 ai 60. Ciao Fabio, ho riseminato l'erba vecchia già oltre ai vetti... Centimetri sì, devi tagliare, altrimenti fa troppa ombra. Eh, Dai e pollicioni verdi, concimazione liquida a inizio maggio, consigliata da te, always green up, ottima, ottimo cocktail, li devi dare assieme, ok? Assolutamente sì, la, la gin, uh, help e always vanno d'amore d'accordo e il loro matrimonio ne trae il giovamento ad entrambi. Ciao Fabio, ho ordinato da Besprato Protegge, Natural Green Trico. Come posso fare un cocktail di questi due insieme ad Always? Allora, eh, Trico va dato da solo perché è un radicale, eh, pro, Trico protegge la stessa cosa. Ok? Puoi metterci anche un po' di Always, però, eh, e devi irrigare perché è fogliare, è radicale. Ho seminato un mese fa, ho messo Vigor poi cimato con spring ten ok comunque voglio anch'io il cappellino di bestrato si sì, arrivano ragazzi purtroppo sta roba del lockdown ha bloccato anche il nostro fornitore che tra l'altro qua vicino sono pronti sono pronti mi ho fatti eh, grigi così non so se si vede bene belli eh, comunque comodi mamma mia che belata! cappellini super fashion con il bottoncino dietro la regolazione fighe fighe e sì, si sì, arrivano arrivano pollicioni allora Uh, grazie di tutti quanti i commenti ragazzi troppo lunghi sono quasi le 8 devo assolutamente terminare mi scuso con tutti quanti però se l'argomento ti è stato di interesse domani sera sul nostro canale youtube faremo la diretta pubblicheremo questo video su, uh, su youtube quindi non mi rimane che salutarti invitarti di nuovo a mettere un bel mi piace se vuoi che continui a fare video di questo tipo soprattutto che vada a fare dei video Dedicati a ciascuno dei dieci elementi del metodo Besprato, ragazzi, iscrivetevi anche al canale Telegram di Besprato. Vi ho lasciato il link in descrizione. Ci vediamo molto presto con una nuova diretta. A voi tutti pollicioni verdi, un salutone. Ciao, ragazzi.